Buonasera a tutti e grazie innanzitutto sia agli organizzatori, ai padroni di casa. Stavo dicendo che ti porterone, No, e l'olio e l'azienda sono di Vetralla, Viterbo siamo nella cucina, io no naturalmente, come presidente dell'acciaio siciliano. L'azienda Traldi, anzi l'azienda Boni che produce l'olio Traldi ha tre oli sul mercato, tutti e tre sono elencati e citati sulla guida. Uno, come diceva Giorgione, è il caninese in purezza, l'unico che non cattiva, si chiama Eximius perché la zona dove ha sede l'azienda, siamo appunto a Vetralla, località La Carrozza, la zona della Tuscia, l'antica Etruria, e l'azienda è molto attenta anche al discorso della territorialità, quindi ha voluto dare ai tre oli tre nomi che richiamano i tre popoli che si sono avvicendati in quel territorio, gli Etruschi, i Greci e i Romani, quindi gli oli si chiamano Elektia, Athos e Eximius. Eximius è il nome cultivar, il caninese in purezza. Poi abbiamo due blend, Elektia, che è fatto anche, oltre che di caninese, Vecino, Pendolino, Moraiolo e Frantoio, e poi abbiamo questo blend qui, Athos, che è solamente di Frantoio e Moraiolo. Non mi soffermo sulle caratteristiche perché già Giorgione ha detto qualcosa, più di qualcosa precedentemente, sicuramente aggiungerà dell'altro sulle sue caratteristiche organolettiche e sugli abbinamenti. Tengo a precisare che l'azienda è sul mercato da soli 4 anni, però già ha riscosso dei buoni risultati. Il fatto è partita bene, già il fatto di essere qui con voi e tra voi per noi è un grande onore. E non posso non citare un altro riconoscimento che si era anche sulla bottiglia, perché in un contest internazionale di New York lo scorso mese questo blend Athos che ora andrete ad assaggiare, e ci fa piacere conoscere il vostro giudizio anche laddove non dovesse essere positivo, perché le critiche aiutano a far crescere. Questo è stato giudicato best in classe, quindi il migliore attualmente, campione in carica. Non ci possiamo togliere altre soddisfazioni. Non ci possiamo togliere altre soddisfazioni in altri campi, ma abbiamo un campione del mondo stasera presente in bottiglia. Wow! L'azienda è a conduzione familiare, ci tengo a dirlo, è tutto merito e frutto, è il caso di dirlo, di Elisabetta Traldi, la capostipite, la mamma, e di Francesca Boni, la figlia, che per non citare tutte le accortezze che si fanno, perché già il collega che mi ha preceduto ha detto tutto sulla raccolta, sulla molitura e quant'altro. Chiudo con una battuta che dice sempre Elisabetta Traldi, che a questi ulivi che si trovano a Vetralla, l'azienda è 150 ettari, di cui 31 di uliveto, manca solo l'ovetto sbattuto alla mattina, perché proprio la passione, la cura e gli accorgimenti che non noi tutti, perché devo dire che stasera ci sono degli ottimi oli, è inutile fare qua dei paragoni delle classifiche. Sono tutti ottimi oli, ma sono frutti non della casualità sicuramente, ma di una cura e di una passione che ciascuno di noi ci mette. Poi dentro la bottiglia c'è il territorio, quindi questo olio, come diceva giustamente lui, ha delle caratteristiche che in questo caso sono quelle date dal Frantoio e dal Moraiolo o dagli altri punti, come dicevi. Allora, quando si parla di Moraiolo e Frantoio, non è che il Moraiolo che sta a Montefalco, che sta a Giano, o che sta a Bello, o che sta in Toscana, è uguale al Moraiolo che sta là. È la varietà che è la stessa, ma il territorio, l'esposizione, il tipo di tessitura del terreno modificano fortemente quelle che sono le caratteristiche del prodotto finale che poi muore. Quindi tocca a me. Grazie. Grazie a voi. No, aspetta, dove vai? Stai qui. Parliamo. Allora, sentite già quando si versa che grande profumo che arriva su. Allora, qui non c'è bisogno manco di scaldare. Il Moraiolo ha una carica polifenolica che pochissimi altri oli hanno. Questo non vuol dire che è più buono o meno buono, ma è che è veramente molto bello. Qui il tutto è un pochino sedato dal Frantoio, che è un'altra varietà comunque importante, ma che ha degli aspetti un pochino più dolci, ma tra virgolette, perché poi non è anche questo, non è, perché il Licino ha una carica aromatica molto più forte da noi, e se poi in Toscana già è molto più forte. Loro stanno tra noi, e la Toscana, perché la Tuscia sta lì, e il tipo di terreno a disposizione che hanno questi ulivi fa sì che quest'olio abbia una bella potenza. Adesso noi ci andiamo a ciucciare e vediamo di questi ulivi che cosa c'è.
qui il carciofo, come si dice, dà l'impasto a me, poi può darsi un altro, ma voi avvertite immediatamente il sicuro non dietro, davanti. Cioè voi avete la sensazione, dopo aver mangiato anche un sorsetto di quest'olio, una grande predisposizione a mangiare, molto più degli altri, cioè questo vaiolo vi esalta e vi lascia la bocca quasi secca, quasi che non avete neanche assaggiato, no? E quindi una bocca molto, molto predisposta a mangiare. Quindi questo olio va messo su piatti anche grassi, su piatti importanti, una sua struttura, perché comunque non fa da secondo, fa da primario, ha un potere contente molto alto. Poi con il caldo sicuramente dà un'esplosione di faccia romantica molto lunga, forse rapida, ma non per questo non è importante. Lo vogliamo parlare ancora? Per me è un grande. Allora, qui si sente anche la raccolta fresca, cioè è stato raccolto, che non è il termine anticipato, è sbagliato, perché c'è raccolta anticipata. No, è stata fatta quando era ora, perché rispetto alla massa, per quel discorso della resa che facevamo prima, si dice anticipata. Loro perdono, anche se poi dico il vostro, non ancora, non ce l'abbiamo a 3 km lì. Allora, si va a molire e loro pagano per quintali di una portata quest'olio che viene qua tutta la casa. Obiettivamente è una impresa coraggiosa, perché se aspettassero di più queste cose, più non le avrebbe, ma sicuramente potrebbero a casa di solo. Però non sarebbero un'eccellenza, non sarebbero così riconoscibili. Il braiolo è molto potente, il cortoio forse un pochino meno, ma se tutti sono raccolti nella giusta maniera e moliti bene, danno questo prodotto che è rotondissimo. È veramente molto importante. Complimenti. Grazie, grazie. Adesso che si mangia, sono fiscifino se qualcosa di moderno.